Lei di dov'è? Da dove viene? No, io sono di Milano, ma sono accerchiata di tanti amici pugliesi da una vita, perciò direi che... Cosa ne pensa di questo canale che adesso porta la cronaca del meridionale qui? Però sono contenta e favorevole perché... Quindi è venuta qui per gli amici pugliesi? Sono venuta con i miei amici pugliesi a fargli partecipare alla loro festa. Conversano. E come mai qui a Milano? Vivete a Milano? Da 11 anni. Come ti sembra questa cosa di Telenorba che porta la Puglia anche a Milano, porta ai pugliesi le informazioni? È un bel evento, però noi siamo, cioè, io almeno esco sempre con gente del sud, perché c'è una prevalenza di pugliesi a Milano molto elevata, per cui secondo me questo evento è, forse Montrone si è emozionato perché in effetti non se l'aspettava neanche lui, perché non vive la realtà di Milano, però in effetti la realtà di Milano è fatta di pugliesi. Per me è una serata eccezionale, perché io dopo 50 anni io incontro un sacco di gente che arriva da Bari, il fatto comunque di portare Telenorba a Bari, cioè qui a Milano, significa comunque portare la voce dei pugliesi qui al nord, ed è importante comunque conoscere e confrontarsi dopo 50 anni con gli amici pugliesi, anche perché le situazioni sono cambiate, cioè anche il modo di pensare è cambiato. Lei è milanese? Ma quando mai? No, Puglia. Da quanto tempo è qui? Castelli, è vicino a Ostuni. Da quanto tempo è qui a Milano? Di 2 anni. Senta, ma il Telenorba 24 l'aveva mai visto prima di questa sera? No, mai. Ma lei che l'ha visto? Appena le è capitato di facendo zapping di vedere che succede? Le tocca, perché io sono di Bitonto di origine, perché a me piace, mi è sempre piaciuto, perché mi vedevo i programmi parecchi anni fa con Gianni Ciardo, Nicola, come si chiama quelli comici, non mi ricordo. È molto importante mantenere anche attraverso un canale televisivo i rapporti con la propria terra,